guardando. Mettono pioggia domani. E tutta la settimana che aspetto il sabato e piove domani. Cosa facciamo? Non disperatevi, si può fare qualcosa lo stesso. Lo so che vi viene nervoso, ma oggi ho un regalo per voi. Una proposta di allenamento per gli atleti endurance. Ho scritto qua due righe, non tutto è perduto. Se avete un home trainer a casa, un rullo, qualcosa, non i rulli liberi, i rulli che vi permettono di fare un po' di resistenza, che siano, ci sono quelli nuovi, di nuova generazione, ma anche chi ha nuovi apparati tecnologici si potrà divertire in sfide con amici virtuali e quant'altro. Però oggi vi do un piccolo regalino. Vi ho segnato qua cosa fare. Siete pronti? Prendete carta e penna che vi do un allenamento alternativo da fare per voi atleti di endurance in gran fondo in caso di pioggia, per cui la giornata la salviamo lo stesso. Pronti? Dai, carta e penna, via. Allora, iniziamo. Qua me lo sono scritto, facciamo 5 minuti di riscaldamento, tranquilli, lasciamo che la muscolatura si riscaldi bene. Poi iniziamo, facciamo 10 minuti in progressione in questo modo, 2 minuti fondo lungo, 3 minuti fondo medio, 3 minuti fondo veloce, 2 minuti in soglia, rispettivamente zona 3 e zona 4 per chi si allena con la potenza. Partiamo da 95, 100, 105 pedalate al minuto, 3-5 minuti di faticamento, poi facciamo 1 minuto e mezzo a fondo veloce, simuliamo una salita in zona 4, 70 pedalate al minuto. E poi andiamo a fare minuti e mezzo, fondo medio, zona 3, seduti via 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 di ritmo a 85-90 pedalate. Lo facciamo per 4 volte, 16 minuti. Altra sessione, 3-5 minuti di defaticamento e andiamo a fare un altro lavoro di fartlek. Quindi lavoriamo 3 minuti, 100 pedalate in pianura, a fondo medio, zona 3 e 1 minuto a 120 pedalate in pianura a zona 5 o in soglia. Ripetiamo questo per 4 volte, altri 16 minuti e siamo già arrivati alla fine quasi della prima ora. Quindi con calma cosa facciamo? Una cosa nuova, scendiamo dal rullo da un trainer. Ci rilassiamo un attimo perché non dovete stare un'ora e mezza sopra, comincia a diventare troppo. Per cui immaginatevi, per strada avete delle pause, non fossilizzatevi sul stare un'ora e mezza, un'ora dentro sul rullo, perché andate a fare un tempo effettivo molto più alto di quello che andate a fare in esterna. Fatto questo, passiamo, chiamiamola la seconda ora, anche se 2 ore sono tante, cerchiamo di stare sull'ora e 40 in tutto, che è comunque tanto, ma lo facciamo per andare a sostituire un allenamento di endurance in esterna. Quindi andiamo a fare un lavoro di progressione in salita. Partiamo con 2 minuti al fondo medio, zona 3 a 70 pedalate, altri 2 minuti in soglia, zona 4, 75 pedalate al minuto e finiamo con 1 minuto VO2 max, zona 5 a 80 pedalate. Ci rilassiamo un attimo, 2-3 minuti di defaticamento e ripetiamo la serie una seconda volta. Simuliamo altri 5 minuti, simuliamo la salita così. 3-5 minuti di defaticamento, iniziamo un lavoro di regressione di forza alternata. Quindi 2 minuti, fondo veloce, zona 4, 55-60 pedalate, alternati a 2 minuti in fondo medio, zona 3, 80-85 pedalate. Facciamo questo per 3 volte, per un totale di 12 minuti. Mi raccomando, da seduti, spingere sempre nell'arco della pedalata nei 2 minuti di forza. 3-5 minuti di defaticamento e ripetiamo la serie un'altra volta. 10 minuti di defaticamento finali. Abbiamo fatto quasi circa un'ora e 45, dipende dai recuperi che volete prendervi voi, prendetevene, scendete, salite, non state sempre sulla bike. Potete fare questo lavoro sia con la vostra bici sull'home trainer, sia su una bici da indoor cycling che abbia la regolazione della forza, una bici che sia abbastanza seria e decente. Detto questo, avete preso carta e penna? Ok, eccolo qua. Uno. E due. Fatto lo screenshot? Mandato indietro il video? No, tranquilli, dai, vi aiuto io. Eccolo qua, ve l'ho fatto io per voi. Tac. Mi raccomando, bere almeno 600-700 ml di acqua all'ora, scendete ogni tanto.
e buon divertimento. Grazie, ciao.